sogno, sono stati già attrezzati dagli inizi di... Storia, cultura, carnevale, enogastronomia e musica. È questo il contenuto del calendario degli eventi 2017 di Fano, presentato stamattina dall'assessore al turismo del comune Marchegiani, affiancato da quello allo sport Del Bianco e quello al commercio Cecchetelli, che hanno racchiuso in un volume tascabile tutto quello che c'è da sapere per emozionarsi alla scoperta di Fano, tra curiosità, novità e bellezze paesaggistiche. Sì, abbiamo voluto, come ormai facciamo da quando ci siamo insediati, oltre all'anteprima di novembre sui principali eventi, raccogliere in un pocket che fa il paio appunto con quell'annuncio la gran parte delle manifestazioni pubbliche e private che un turista può usufruire, di cui può usufruire un turista in questa città. È uno strumento che è molto gradito sia dagli operatori che dai turisti, ma anche dai cittadini, facilmente conservabile perché è tascabile. Quest'anno è un bellissimo documento grazie alle foto inedite di Centrale Fotografia che esaltano le bellezze del nostro comune, monumentali e paesaggistiche, e chiaramente dentro c'è anche una leggenda veloce sugli orari dei musei, delle gallerie, delle mostre temporanee e poi quelli che sono gli eventi nostri, dai grandi festival alle manifestazioni più di accoglienza come le sagre o gli intrattenimenti che ormai sono radicati. Ovviamente vengono conservate tutte le tradizionali manifestazioni come i Quattro Cantoni, la Festa del Mare, il Carnevale Estivo, eccetera. Tra gli eventi di maggior rilievo, Passaggi Festival, Fano Jazz by the Sea e Fano Film Festival, oltre a tante iniziative appena nate come Utopia, il Festival Vitruvio 3.0 e i concerti alla Rocca Malatestiana. Dulcis in fundo, 3 giorni per il Carnevale Estivo, ripensato per la promozione di quello classico, in una veste più leggera per l'occasione, e 5 giorni per la Festa della Birra al Pincio.